Allora, amici di Driver TV, il più cordiale saluto da Oscar Malugani e da Marco Paccaniella, Buonasera. che ancora una volta ci hanno portato degli ospiti. Ospiti, eh, perché anche stasera eh, l'argomento è monotematico, eh, monotematico sì. con il rally dell'Appennino Reggiano. Il 37 rally, giunto è, la 37 è, è, è ripreso dopo qualche anno di stop e l'organizzazione del Grassano Rally Team si sono impegnati per portare di nuovo ai fasti che ha avuto negli anni passati un, appennino che ha fatto la storia, un rally che ha fatto la storia nell'Appennino diciamo, reggiano nominato proprio Appennino Reggiano. Sì, gli ospiti di questa sera come sempre abbiamo al centro del gruppo Allen Carboniani che è l'organizzatore di questo rally dell'Appennino Reggiano, alla sua destra abbiamo Andrea Tonelli che è il vincitore eh, della categoria Vetture Storiche e alla sinistra ovviamente del persona più importante tra virgolette perché nell'organizzazione Roberto Vellani che invece è il pilota vincitore di questa 37esima edizione. edizione. Marco eh, lascio a te eh, l'onore di cominciare a intervistare <ride> i nostri tre ospiti perché chiaramente eh, qualcosa bolle in petto. Assolutamente sì. Eh, Partirei con Allen sì, perché ovviamente per, per, diciamo per, per onore, visto che <ride> si sono dati da fare lui e la sua squadra a riportare in auge una gara così importante, eh, raccontaci un po' le emozioni vissute nel pre-gara e nel durante la gara. Eh beh, sono Difficile da spiegare <ride> le emozioni, <ride> sicuramente quando io ero alla partenza del rally, perché... Gestivo un po' tutta la gente che dobbiamo gestire il giorno del rally, e vedere il numero uno e partire sul palco e dire: abbiamo, Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo <ride> organizzato il 37esimo rally a Pellinoreggiano, un'emozione. Pensabile, cioè. No, cioè, anche, anche un momento lì non lo ricordiamo. Ricordiamo ai nostri telespettatori che voi avete cominciato pochi anni fa con il Rally Day, siete sì, sì, partite Diciamo molto velocemente, avete fatto l'escalation de delle gare dal Rally Day a, a, nazionale. a Nazionale. Adesso però col nome abbastanza importante, importante. che è il 37 Rally a Penino Leggiano. È andato tutto abbastanza bene, a parte la nebbia che ci ha nominato un po' la giornata del Rally. Però... Non avete parlato con le persone giuste di dovere per. Eh, non lì, avere... Fino lì non, ancora non <ride> ci arrivo. <ride> <Giovanni> Però <ride> diciamo che è coli. stato un gran orgoglio per tutto il mio gruppo. Ci e una Grande soddisfazione. Poi. Poi ha avuto un reggiano sia come assoluta che sia come storica, ah, quindi, quindi abbiamo... La ciliegina sulla torta, ciliegina direi. sulla torta, e anche bene per il movimento no nostro, ecco, nostrano in provincia di Reggio. E a livello di iscrizioni e così avete avuto tante richieste, sì, tante noi adesioni? ci aspettavamo, come abbiamo detto, la puntata che avevamo fatto a settembre, ci aspettavamo 70 macchine e alla fine abbiamo avuto 78 iscritti, 76 partenti stato un positivo, positivo. meglio successo. Beh, beh. Sicuramente due più, eh, anzi 8 eh, più della media è sicuramente un risultato importante e questa sera ci ha portato i vincitori, quindi allora adesso dobbiamo far rompere il ghiaccio anche a loro, eh, partendo chiaramente dal vincitore assoluto che è Roberto Vellani. Roberto Vellani che ha giocato in casa e soprattutto ha giocato bene le sue carte. Sì, eh, noi lo aspettavamo con Asia Oltretutto voglio ricordare che sono un veterano di questa gara perché quest'anno è stata la mia 25esima partecipazione quindi posso, posso dire di aver fatto la, la storia. La stor la, la storia. <ride> Ho avuto... La fortuna e anche la costanza di parteciparvi in tutte queste edizioni con macchine che mi ha sempre reso protagonista e quest'anno per la prima volta ho avuto anche la possibilità di potervi partecipare con un'autovettura che mi possa puntare all'assoluta, in più col numero uno. Meglio di così non mi potevo aspettare. La gara ha avuto uno spessore notevole perché comunque in tutti i primi cinque partecipanti della classe R5 erano tutti i nomi di spessore che vorrei ricordare eh, Davide Medici eh, Silvio Grazioli, Davide Gatti Andrea Carretti eh, che non me ne vogliono, che dimentico però come tu conosci bene perché anche tu Marco sei nell'ambiente del rally siamo persone che siamo sempre stati nell'albo del panorama nazionale realistico certo. quindi c'è stata una sfida tra tantissimi profetti proprio in patria, quindi ha assunto uno, spesso, uno spessore un valore aggiunto molto particolare. La gara è come al solito una delle più spettacolari e più belle d'Italia, detti non solo da noi ma anche dagli addetti ai lavori e delle altre organizzazioni. E portarvi in fondo e vincerla con una lotta ai decimi è stato veramente di grande molto soddisfazione. Entusiasmante. Senti, che cosa significa festeggiare le nozze d'argento? Eh, festeggiare le nozze d'argento è un bellissimo traguardo, eh, avendo sempre la forza però di guardare avanti, perché come hai detto, dice la parola le nozze d'argento sono 25 anni di, di partecipazione e oltretutto sono qualche in più eh, di attività. Eh, Nell'ambito del, del realismo reggiano eh, quest'anno per me il 28esimo solo meglio è Marco Belli che lo vogliono menzionare perché comunque anche lui... È, è una persona che c'è sempre e si dice anche che i rally senza di lui ormai non partono più. <ride> e, è un'emozione esaltante, a dire poco, in mezzo a casa, la gente che ti fa per te, l'organizzazione ha, ha fatto di tutto e di più per renderci sempre più visibili e ci ha messo a disposizione mezzi, locazioni, strade eccezionali, allestimenti di percorsi che raramente si vedono perché loro ci tengono moltissimo a rifare e progredire questa manifestazione che come ho menzionato prima è sempre stata una delle più belle in Italia e hanno intenzione di portarla ai massimi livelli i quali io mi auguro vivamente. Vedendo l'impegno e la dedizione che ci mettono loro sicuramente Se arriveranno lo a, a ritornare ai fasti che fu la, la gara Se lo meritano hanno tutto il nostro appoggio per quanto può essere d'aiuto perché comunque loro veramente mm -hmm. gli lega una forte amicizia tra loro organizzatori e anche una forte passione che si trasmetterà anche dai loro collaboratori i quali stanno creando un gruppo molto forte Senti, tu sei di Quattro Castella sì. eh, in provincia di Reggio Emilia sì. eh, ti chiedo una cosa che mi sono sempre domandato è più emozionante salire sul palco quando si parte oppure quando si arriva? Beh, sono due emozioni ben Differenti. contraddistinte comunque si parla di emozioni eh, la partenza eh, della gara di Casa Tua, che io l'ho cominciata a vivere da quando ero un bambino, perché dal 1977 che questa manifestazione è andata fino al 2012 ininterrottamente, perciò, da, da bambino, da spettatore, da appassionato, eh, negli anni arrivare con i risultati, arrivare a partire col numero uno lì davanti a quello che è, è un sogno, è una cosa indescrivibile. Poi, eh, mm, ti dico della verità, assoluti ne ho fatti tanti, ma la gara di casa ha sempre qualcosa di molto speciale, molto particolare e ti posso assicurare che ho realizzato veramente quello che è stato fatto un qualche giorno dopo. L'arrivo è fra tutti i complimenti, l'entusiasmo, l'andrenalina che comunque non scende. Non ti fa rendere perfettamente conto, conto di, quello di quello che, che, fatto, che ti cioè. si è realizzato in tutto il tempo che tu l'hai aspettato. Perciò mh, lo auguro a tutti quelli che praticano questo sport, soprattutto quelli che hanno anche la possibilità canna. di poter raggiungere certi risultati. Senti, abbiamo lasciato un po' in silenzio l'amico Andrea Tonelli, che è, altro è anche lui un vincitore della categoria storica, ma è un vincitore. Con quale vettura, eh, Tonelli? con la mia solita vettura che non modererai mai, una Ford Escort RS, gruppo 4 del 77, appunto l'anno in cui è iniziato... <ride> sì, sì, infatti. C'è un legame Reggiano. Giusto? Non sono fortunato come Roberto perché è la mia prima partecipazione all'Appennino Reggiano. Eh beh, ho, fatto le altre, ho fatto i rally day delle colline matidiche, ma come Appennino Reggiano è stata la, la prima partecipazione ed è stata una gara che come mi avevano descritto è praticamente una gara selettiva dura con tutte le condizioni di strade possibili immaginabili il meteo poi ci ha messo anche lo zampino quindi è stata molto dura senti queste vecchiette come si comportano sui percorsi che eh, ovviamente erano preceduti <coughs> ovviamente da vetture più moderne ma eh, si comportano bene sono macchine che devono essere rispettate, sono macchine che secondo me hanno fatto rivivere comunque nel pubblico che era sulle prove speciali, qualche ricordo secondo me l'abbiamo fatto rivivere e ce n'era tanto di pubblico. Senti, e che vetture erano presenti oltre alla tua Ford Escort? C'era un'altra Ford Escort di mio cugino c'era un Opel Kadett, c'era un Opel Manta e poi dopo c'era la quinta macchina non me la ricordo, anche se eravamo in pochi perché purtroppo in coda ai moderni solamente cinque storiche. Il regolamento è previsto solo la, la esatto. possibilità di avere cinque vetture storiche. È un storiche. peccato perché eh, penso sì, che eh, la gara sì, sì. avrebbe richiamato altre vetture storiche ancora. Dice bene eh, Alan? Cioè, che, Diamo, che questa, sì, diciamo, sì. diciamo che magari può essere un, un, un imprint, uno stimolo per poter fare magari un domani un, un rally appennino rally reggiano eh. storico. Eh, ce l'hanno già chiesto però Per noi è il primo anno che abbiamo così tante storiche perché neanche nel Colino di Matildi okay. che a coda potevamo averne 5, però abbiamo sempre avuto solamente eh, Andrea. Eh, il primo anno nel costare abbiamo aperto le iscrizioni, le prime cinque che sono state storiche. Infatti, mi sono trovato abbastanza in difficoltà. <ride> eh, abbiamo provato a chiedere della deroga alla XAI, ma la C-Sport, adesso sì. si fa chiamare così. Eh, però non la concedono quest'anno e quindi sono fermato a 5. Okay. Però devo dire che altre iscrizioni poi non sono, non sono arrivate. Poi noi avevamo pubblicato che avevamo già pieno, quindi magari nessuno Senti, ha in iscrizione. un futuro è una cosa possibile oppure resterà solamente un sogno nel cassetto per chi come l'amico Andrea Tonelli sono io, amanti? Nel futuro mai, di dire, mai. Diciamo Ma dire mai. Diciamo che a me piacciono fare le cose eh, separate. Udì. Cioè, non vedo un orelli insieme. Se devo fare lo storico, io faccio o lo storico o faccio anche il moderno, due, due cose separate, non insieme, perché secondo me vengono un po' dei garbugli, sì, ecco, sì. Tra può, una... poi può rompere le scatole sia o i moderni, no, o viceversa esatto. le, alle storiche. Senti. Un anno dispari alle storiche, un anno pari No, no, beh, se faccio. <ride> Questo qua penso, proprio, eh. penso di leggere più il suo pensiero. <ride> secondo sarebbe? me preferirebbe una gara storica e una gara moderna separate, separate, ma nello stesso anno, stesso anno sì. Perfetto. cioè, però, beh, tra, tra 10-15 anni eh, cioè non è un <ride> <Mai ride> passo per volta. <ride> Adesso facciamo crescere il moderno. Poi, dopo vedremo. Eh, mi, ancora, eh, escort, eh, mi raccomando, ti dico ancora. Lui e lui sono sempre dei nostri. Comunque, vado <ride> bene, ragazzi. Allora, io purtroppo vi devo interrompere un attimo perché il uh, countdown ci segna lo 0-0 sul nostro visore quindi andiamo in pubblicità e poi torniamo ancora a parlare del vostro magnifico rally rally della Penny Reggiano a regia Bene, allora eccoci tornati nuovamente negli studi di Driver TV. Questa sera eh, l'argomento è. Eh, dopo averlo presentato, è anche eh, ritornato eh, l'appennino reggiano con eh, tre pedine importanti. L'organizzatore che è Allen Carboniani e poi i due vincitori Roberto Vellani nella classifica assoluta e eh, Andrea Tonelli che è stato il vincitore tra le vetture storiche. Marco, tu volevi nella pausa fare una domanda ben precisa. Sì, esattamente. Qual era? Allora, sappiamo che dalla storia la Pennino Reggiana è sempre stata una gara mh, con parecchie diciamo, tagli del percorso. Quindi mm, la zona mm, reggiana mm. come il <coughs> parmense sono strade che presta, si prestano molto a tagliare, quindi scendere con le ruote dall'asfalto, che purtroppo poi nel, nel, nel continuare i passaggi delle vetture tendono a sporcare il manto stradale. Eh, questa gara qua ha avuto un, eh, un epilogo diverso perché gli organizzatori, come dicevi tu prima Roberto, si sono prodigati per creare tutte le strutture antitaglio e evitare che la strada appunto si sporcasse. Come la vedi tu, da Reggiano, che tu sei nato proprio con l'idea del taglio, cambiare <ride> il tuo stile di guida, ha dovuto eh, cucire esatto. questa volta. Sì, sicuramente, tu hai detto perfettamente bene, e noi siamo nati su queste strade, con queste possibilità di poter fare parecchi tagli e quant'altro, però la scelta che hanno fatto gli organizzatori, con tanto impegno e con tanto lavoro, ci hanno fatto capire innanzitutto un discorso sicurezza. La gara diventa più bella e meno selettiva perché i mezzi meccanici vengono meno sollecitati, perché comunque pietri, buche e quant'altro e poi sicuramente eh, si impara a guidare in maniera diversa e a mio punto di vedere, nonostante tanti anni, vedo che si va nettamente più forte. Ovviamente passando su una, una strada pulita dove non ci sono rischi di trovare dello sporco che riducono l'aderenza de, delle ruote, si riesce a. Tenere una velocità di percorrenza curva molto più alta. Cambiano leggermente il discorso delle traiettorie, però si va a sfruttare molto di più l'assetto, molto di più le gomme. Che le macchine del giorno d'oggi sono esatto, diciamo, molto performanti e strutturate per così, rispetto alle vetture di una volta, che esatto. a livello ciclistico erano meno, meno performanti e meno sicure, perché col posteriore, con la ciclistica, così era spesso di traverso la macchina. Le vetture quattro ruote motrici e non solo le 4 ma anche i vari Clio R3 e via certo. dicendo hanno una ciclistica che permette una buona linearità. Una buona linearità, esattamente come tu hai spiegato, È stato perfetto. <ride> Roberto, ti senti un uomo Peugeot? No, io eh, da diversi anni collaboro con la, la Power Car Team di Munaretto che è uno dei principali team che abbiamo in Italia e dopo tanti anni seguo soprattutto le loro scelte anche perché oltre ai miei supporter storici se non riesci a trovare un connubio con una squadra difficilmente si riesce a fare certi tipi di programmi. Quindi, io sono abbastanza vincolato a quelle che sono le sue scelte. Le sue scelte in tutti questi anni comunque sono sempre dimostrate vincenti perché hanno sempre seguito prodotti tecnici all'avanguardia quali hanno sempre portato a farmi cogliere risultati e traguardi sempre più ampi. Quindi se la squadra deciderà un giorno di cambiare marca non sarò io sicuramente a fargli cambiare idea. Ecco, tu eh, nella prima parte hai detto che non è la prima vittoria assoluta che ottieni. E dove sono arrivate le altre vittorie, gli altri successi che sono sicuramente importanti da collezionare, come quello che hai fatto alla Penina Reggiano Sì, beh, innanzitutto ricordarli tutto diventerebbe difficile perché comunque... Quindi eh, sono tanti. Eh, sì, è, un, è una piccola perla che è anche di vanto che è nomino, però come, cioè, io è dal 1988 che gareggio... Ho più di 320 gare all'attivo e assoluti ne ho collezionati parecchi. E come ti ho detto nella precedente intervista, questa non l'avevo mai colta, anche perché non ho mai avuto la possibilità di avere un mezzo per cogliere il risultato in questa manifestazione, perché essendo una manifestazione sempre stata collocata ad alti livelli, io ho sempre comunque partecipato a trofei in quale nel trofeo in cui partecipavo la macchina non avrebbe permesso di stare davanti alle ben più potente VRC. Ho sempre figurato benissimo perché sono sempre stato uno negli ultimi dieci anni migliore di Reggiani, cogliendo dei quarti e quinti posti assoluti, ma ahimè. La vittoria assoluta diventava difficile. Diventava cogliere. quasi impossibile, oppure ci volevano delle condizioni molto particolari, ma solo che cambiasse appena la condizione del terreno lo svantaggio è, era è enorme. Ovvio. Quest'anno, lo voglio ricordare, la, la prima volta che ho avuto la possibilità di partecipare con una macchina Giusta. al top, al giù, ho centrato immediatamente il segno, quindi è un orgoglio impressionante, anche perché voglio ricordare che c'è tanta gente che ha già provato in precedenza con macchine e non ce l'ha mai fatta. Poi, do, nonostante tutto, l'ultimo vincitore, Reggiano, risale a 29, a 29 anni fa, il quale è Giuliano Maioli, che è un altro nome che ha fatto storia nei rally italiani. Allen, eh, da organizzatore, che voto diamo ai partecipanti a questa 37esima edizione? Ma io direi 10. 10? È scontato secondo me. Grazie. <ride> no, è, è stato me, qualitativamente, eh, qualitativamente? è stato abbastanza alto. Alto il livello, sì, sì? Semplicemente i primi, poi tutte le classi erano abbastanza combattute, sia dall'R5 all'R3, perché alla fine anche l'R3 sembrava una cosa già fatta di Tosi, poi alla fine si è andato fuori. L'R2, dopo i primi due, due giri, erano primi due. Alla fine, i terzo e il quarto son, hanno vinto: hanno fatto prima e secondo loro. n 2 è stata battagliata, tutto è stato veramente un bel rally. Sì. In tutte le classi, c'è stata battaglia fino alla fine. Purtroppo ero sì. l'organizzatore, io, che non ero su guardare le prove <ride> come facevano i tempi. E quindi, questo qua l'ho visto 3-4 giorni dopo il rally, mi sono messo lì a guardare tutte le classifiche. Storiche comprese, immagino. Storiche comprese, sì. ma lì è ero già sicuro di chi vinceva la Storica. Senti Andrea, vita. perché questa sicurezza <ride> da parte degli organizzatori nei tuoi confronti? C'è da dire che io ero l'unica macchina di gruppo 4 mentre le altre macchine erano tutte di gruppo 2 quindi almeno sulla carta la mia macchina era più performante poi dopo io insomma la gara, le gare che hanno organizzato loro, con e Matildi che l'ho sempre fatta quindi un, una prova e mezzo la conoscevo eh, non si può dire per, né per Trinità né per Buvolo, che era la prima volta che la facevo, che le ho trovate due prove bellissime e, e impegnative e selettive. E devono essere così per forza. E devono essere così per forza. Senti, ci tornerà il prossimo anno? Beh, io mando via l'iscrizione <ride> a luglio lo mando via perché con cinque posti e basta nelle storiche a luglio la devo mandare via. Insomma, anche Vabbè. per loro è un appuntamento importante, visto che assolutamente eh, si possono trovare. Eh, faccia a faccia, vetture storiche e piloti che ovviamente hanno anche il piedino pesante, perché da quello che abbiamo capito, anche gli altri non si sono per nulla risparmiati. Ah sì, eh, a parte che con la nebbia, diciamo che siamo andati tutti un pochettino con eh, i piedi di piombo. Però diciamo che io ho dato per il pubblico. Oh, <ride> eh, insomma e qualcuno ti ringrazierà sicuramente perché lo spettacolo è anche quello che gli appassionati vogliono yeah. vedere. Il, eh, il rally è spettacolo, cioè il, il rally è, è spettacolo su tutta la strada. Eh, proprio Andrea ha parlato di spettacolo, c'è stato spettacolo, c'è stato, stato pubblico? Sì, eh, buvolo come ti avevo detto sempre la puntata sì. che ero venuto, era murato e loro lo possono confermare, che era quello che poi volevo, Io alla fine mi hanno, mi hanno seguito e quindi sono andati tutti lì. Sono riuscito ad andarci per vedere 10 macchine che sono riuscito proprio al volo, che dopo mi hanno richiamato, sono dovuto scappare. C'era veramente pieno. pieno. Ho fatto anche una diretta su Facebook perché uh -huh. ero troppo contento di vedere questa cosa qua. <ride> Beh, <ride> purtroppo sicuramente io, la mediaticità porta a parte porta quello anche ma proprio perché per me è stata soddisfazione al 100%, cioè vedere la gente lì murata come era, forse non come anni fa, ma purtroppo una volta facevano luglio e quindi molto più portava di più. Che a ottobre poi la temperatura. Eh, è stata, la temperatura è, è stata mi ricordo che sono stato lì a fare appunto la premiazione eh, del concorso, infatti, Le, questa, era freschinetto. Era eh. Poi c'era questa questa Umidità legata alla nebbia, così che sicuramente tante, tante famiglie magari hanno optato per non venire proprio per, per il meteo non, non favorevole. Eh, purtroppo eh, però, ottobre è un mese così, però già per il meteo c'era tanta gente. Per me, è senti, resterà sempre in questa data la l'Appennino Reggiano, o ci saranno possibilità magari come negli anni passati di portarlo nel periodo estivo che magari aiuta di più anche sotto il profilo degli spettatori. Periodo estivo credo proprio di no. Di no. Eh, provo a anticiparlo quest'anno, andare a fine settembre, star lì, via, almeno anticipare 15-20 giorni vedere cosa succede. Però il 3 di dicembre abbiamo la riunione a Roma. So però quando vengo fuori di lì. <ride> <ride> è sempre una lotta, si entra nel, no, nella no, gabe dei leoni, no, dicono, sì, <ride> sì. quando si va a discutere le date delle varie gare. Ci sono tutti gli organizzatori che sono caldi mm. e cercano di portare a casa Calde, la, da, la data <coughs> che loro li fa più comodo. Sì, più che altro guardi. Noi in Emilio una regola non abbiamo questa lotta interna, grossa, perché non, purtroppo anche il Valle Picentina è saltato, così non so neanche se lo rimetteranno quindi non diventano tantissime gare però devi cercare anche di stare lontano a Verona bisogno certo. cioè bisogna fare quei calcoli lì perché... e quindi devo vedere dove vanno loro poi quando guardo loro mi sposto in auto, <ride> automaticamente provo a spostarmi Passo a Roberto, vincitore della classifica assoluta mm -hmm. come hai sentito Allen ha detto che c'era veramente tanta gente soprattutto su una prova speciale eh, che effetto ti ha fatto visto che tu giocavi in casa che quella, quel percorso lo conosci e soprattutto quella zona adibita al pubblico una sorta di arena naturale eh, era scontato che ci fosse tanta gente beh noi lo speravamo anche perché eh, dopo quattro anni di astinenza si è capito chiaramente che la risposta del pubblico è stata che la gente aveva voglia di rivedere questo rally e nonostante proprio il tempo ci ha messo lo zampino anche nei due passaggi che ahimè la gente l'ha capito, che le prove erano sospese quando si vedevano transitare a bassa velocità, le strade erano veramente piene. Poi abbiamo veramente questa, questa curva che viene chiamata, denominata la tribuna dei conigli, che anche lì ti <ride> posso assicurare che non c'erano mica meno, meno di 1500 persone, è una cosa esagerata. E quando arrivi, eh, Marco lo può confermare perché è un collega, un pilota. Che arriva il calore in faccia quando arrivi in questa frenata in questa curva che passi su, sta gente la gente che urla, che ti saluta, che è lì e lì per te ti fa vivere questo momento che è veramente emozionante, soprattutto per chi è di lì e soprattutto per chi ha il numero uno, soprattutto sei il primo a partire. Sono tutti che ti aspettano, eh sì, e sì, sì, sei sì. la prima macchina, e hai tanti tifosi. E anche tanti, eh, come posso dire, contro tifosi, tifosi però certo. comunque sia, sono tutti lì per vedere le evoluzioni e sapere con i telefoni in mano, e, e e, in tempo tempi, reale, esatto. il tempo che fai, <ride> la che altri. è un'emozione unica. Senti, eh, Marco, poi passo a te, perché nella prossima parte la domanda sarà questa: è vantaggioso avere il numero uno oppure sei svantaggiato rispetto a chi insegue e trova già la strada libera? Nel frattempo diamo la parola ancora alla regia eh, che c'è un altro blocco di pubblicità. Benissimo, siamo arrivati purtroppo all'ultima parte, ma abbiamo ancora una dozzina di minuti eh, per poter spremere i nostri ospiti. Marco, io avevo fatto la domanda che riguardava ovviamente il numero uno, è un vantaggio allora, o uno svantaggio? È un vantaggio, eh, su una gara su asfalto eh, non ci sono grosse differenze avere il numero uno o il numero due, perché si è davanti, quindi si è la parte più... Eh, diciamo visibile della gara quindi quando partono le prove speciali tutti aspettano l'inizio della esatto. prova speciale ovviamente rapportato a una gara su terra partire con i numeri bassi diventa un po' più problematico perché si apre la strada quindi si pulisce la strada agli altri equipaggi che chi ha il numero 4 5 via dicendo si trova già pulita sulle traiettorie e quindi può migliorare la performance della prova speciale però normalmente in una gara su asfalto la partenza è il numero uno, chi ha il numero uno è sempre diciamo, un po' il top driver eh, vero, sì, del, della del, situazione. Del ha detto bene? Ma io direi che ha colto <ride> nel segno, l'unico svantaggio è che eh, partendo magari col 4 o col 5, quando sai che sei in competizione, vedi immediatamente il tempo di quello che ha fatto quello prima di te partendo con l'uno e poi magari certo. dai fastidio, dopo c'è anche questa schermaglia che Marco conosce bene, che non è che è fuori dalla prova speciale ci sospetta tutti, ma si cerca di andare più vicino possibile all'altra inizio prova e si cerca sicuramente di non far sapere. Quello che si può in quel frangente sì. quello una, che è una stato volta fatto. era più facile non far sapere adesso sì. con internet e diciamo i servizi Tutta di cronoro diventa difficile. Perché. Quando funzionano <ride> perfettamente <ride> i collegamenti nell'arco di pochissimi minuti ci se la fa, però insomma, sai che siamo sempre in montagna. Le volte il telefono diventa in ponte, difficile non esattamente. Guarda. E forse è anche un bene, anche quello. <ride> An, eh, Andrea, Andrea eh, voi che partite in fondo invece, come vedete il rally? Da un'altra visuale? No, cioè, noi lo vediamo tutti in ritardo. <ride> Noi lo vediamo in ritardo, però eh, diciamo che noi siamo una piccola parte, siamo una gara a parte all'interno delle moderne. Eh, ci fa piacere essere presenti, perché comunque sia so che tra il pubblico c'era della gente che veniva a vedere solamente le storiche, da appassionati eh, quali erano. E per me è come fare una gara storica poi dopo quando sei in gara che ti metti il casco stacchi la spinta esatto. e vai come tutti del resto senti eh, Alan eh, a microfoni spenti si diceva che il 70% dei partecipanti all'Appennino Reggiano quest'anno erano piloti locali sì, Insomma, so anche di più eh, sì, addirittura se di più pensavo mentre Roberto me l'ha detto sì, perché se sono 55, come ha detto Robby, abbiamo avuto più di 43, quindi secondo me è il più deciso, il 30%. Sì, sì, i numeri sono alti. Anche perché allora, sono proprio come diceva lui, a microfoni spenti, della gente è tornata a correre, e qualcuno ha staccato la prima volta la licenza. Io non ho, non proprio voglio, per venire a fare la tua gara. Proprio per fare la Pino Reggiano, più che altro. Non, 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 Senti, non allora il termine è giusto che eh, in Emilia-Romagna... Eh, chiaramente pane e motori si mangia e sì, diciamo che a Reggio negli anni fa qualche anno fa si era un po' calata questa cosa qua stiamo riprendendo questa, questo andamento mi piace molto poi vedo anche l'affetto dei piloti che hanno nei nostri confronti c'è proprio anche il gruppo già sabato scorso sono andati in una cena per Ferrarotti per dirti e c'erano tutti c'era Roberto c'erano era, tutti proprio i piloti di Reggio direi che è si sta è molto stanno un gruppo di, gruppo, di, ma di amici, di amici eh, di sono in battaglia tra loro. È giusto che Vabbè, anche sia così. Normalmente eh, nelle gare così tra piloti, certo, quando certo. si è in macchina col casco allacciato, non c'è fratello che tenga. Cioè, quando cioè, quando ci che si sia. ferma, finita la prova, si è tutti amici. Se uno ha bisogno, certo. si, gli altri si, solitamente si spaccano in quattro. è per uh, fa piacere esatto. vedere per dire, il vincitore da Pino Leggiano e vedere Leoni, che la prima, prima volta che ha staccato la licenza, e ce anche lui. cioè eh, io, io cominci, cioè, quando io non ero organizzatore andavo a vedere il rally, era il mio sogno di andare a queste cene qua per essere con i piloti coi Poi, il problema è che io non conoscevo nessuno quindi non riuscivo certo. ad andarci eh, quindi attirerei anche questa gente qua che magari anche solo appassionato a me eh, farebbe piacere che venga sicuramente che è, è, un, è un modo come un altro per cercare di divulgare la vostra passione a chi non, non solo corre e fa il pilota ma anche chi è appassionato che magari si può avvicinare e magari un domani collaborare eh, con l'organizzazione collaborare o per, no. per a correre per fare, o inizia a correre. correre. Cioè, tutto può portare a tanto ecco certo. e più si promuove questo mondo più ne abbiamo benefici. tutti infatti. ah il resto ancora a parlare con te, eh, i media come hanno risposto, televisioni, giornali, perché solitamente si fa sempre un po' il conto di avere il loro appoggio. Da cioè noi è stato? Eh, ci stiamo arrivando pian piano, ci vogliono eh, cioè degli anni, scudo, beh, però te la legge qualcosa ho fatto vedere, purtroppo non ho avuto grandissimo tempo per vedere se effettivamente... Magari qualcosa ti è sfuggito. Me l'hanno detto più che altro. Eh, I giornali sì, i giornali due o tre importanti li sì. hanno fatto anche perché tutti i nostri comunicati li hanno pubblicati, quindi andiamo abbastanza bene sono le televisioni locali un po' che tendono, eh ma quelle dai quello pian pianino eh. passo per volo già quest'anno col nome Pennino è stato già diverso quindi secondo pian piano poi magari in un futuro entreremo in un campionato e da lì forse partiamo tutto però si spicca il volo intanto c'è già il driver tv che vi, <ride> vi promuove come ho no? <ride> già detto l'altra volta <ride> con io non mancherò mai tutti gli anni, <ride> tutti gli anni <ride> non mancherò mai perché alla fine senti Marco tu hai già preparato una lista sì, di sì no risultati. volevo eh, fargli anche un'altra domanda ah, che mi è venuta in mente le amministrazioni comunali invece hanno eh, risposto positivamente alla manifestazione, alla gara, sono stati ben contenti di ospitare sì, sì. la gara che sì, sì. sicuramente eh. porta un, un valore aggiunto e un indotto economico sì. per tutte le attività locali così, sì, o sì. Hai, avete trovato delle difficoltà nel, nell'ottenere ah. permessi, nell'ottenere... Eh. Allora, Costano veramente zero, sia dalla provincia che dalle, dai comuni non ho avuto un problema addirittura il comune di Vetto è l'ultimo arrivato perché per me è la prima volta che andavo, eh, mi ha detto quando ha finito Orelli ma anche a mi ha chiamato e mi hanno detto ci vediamo il prossimo anno, quindi eh, vuol dire che... Positivo, che, positivo. positivo. Molto positivo. anche positivo. lì ho avuto dei problemi con della gente nelle prove speciali, mm -hmm. però quindi, quanto pare. Ma loro sono già pronti, ecco perché la Pinole già ha Vetto a di buvolo, fatto... sono vent'anni che lo fanno, quindi. però no, per quello no, eh, sono contento. Per quelle amministrazioni che mi gestisco io, sono veramente contento per il rapporto che abbiamo. Quindi, tutto sommato resterà più o meno lo stesso anno, il percorso, sì. con la possibilità di anticipare un po' la data, e con uh, un'altra opzione, quella di avere un numero più alto di partenti. Vabbè, con quello si spera sempre. Eh, noi Vabbè, per un altro anno rimarremo bene, sicuramente ancora una nazionale non titolato. Mm -hmm. Perché tutte le voci che hanno girato prima che dovevamo entrare in un certo campionato. Abbiamo deciso noi no, perché abbiamo visto che abbiamo fatto un po' fatica internamente noi. E quindi noi Avete bisogno ancora magari di un anno di apprendistato? Di, di apprendistato beh. perché noi vogliamo entrare in questo campionato. Posso anche fare il nome, perché ormai l'ho pubblicato da tutte le parti, gli RC. Eh noi sì, eravamo. Sì, sì. Era scontato, eravamo sì. già dentro, io non posso dire di no, anche perché Norcini e Tedadi mi chiamano tutti i giorni, io sono onorato di. di, di, di di far parte del loro gruppo, però sì. internamente noi abbiamo deciso di rimanere fuori per un altro anno sperando che il prossimo anno abbia la, la stessa eh, opportunità di entrare. Poi, dopo, poi ogni anno sono cose diverse. Perché abbiamo visto che abbiamo fatto troppo fatica, io non voglio entrare in un campionato bello come l'RC e essere una gara, una gara a, a caso, cioè voglio entrarci come valore raggiunto al campionato. Cioè che so, è anche modesto, eh. Eh. giustamente gli eh, sì, sì, sì. eh, obiettivi giustamente devono essere alti. Io devo tenere eh. il mio. Vogliamo, noi vogliamo tenere il nostro standard che abbiamo tenuto fino adesso. E adesso, facendo un nazionale non titolato, riesco a farlo. Devo mettere a posto delle cose, però magari sì. una gara ancora più grossa, stiamo parlando di 146 km di prove speciali. Quindi Diventa molto impegnativa del mio adesso, e, di adesso, quindi vogliamo essere abbastanza certi di entrare e di far bene, bene perfetto, ottimo Marco, Marco. tu hai qualcosa? sì, di io prima ho prima. Il, mio solito, il mio solito pizzino con le varie gare <ride> che ci sono state questo fine settimana eh, abbiamo avuto un, un, una, un fine settimana un po' parco di gare perché sì. abbiamo solo avuto due gare <ride> una al primo rally circuit di Pavia a Castelletto di Branduzzo dove ho visto la vittoria di Vigliele Spinetta al secondo Perico Trolese e al terzo Colombi Rivoli. Okay, so, direi... Molto importante, esatto. Poi c'è stato il 44 circuito dei campioni nella Repubblica di San Marino dove ha visto la vittoria di eh, Giulianelli eh, con Gabrielli, al secondo posto Colombini Selva e al terzo Messori Caputo. Devo ancora dire che è ancora in attivo il concorso di driver per eh, scrivi al driver, verrai premiato col 40% della quantità di per la, round, la Rally Città dei Milli di Selvino. Sì, sì. Quindi hanno già scritto in parecchi, scrivete che... Chissà, Chissà verrete, cerca, eh? verrete premiati e niente, questo è, era il tutto. I, i, miei, i miei appunti di, di fine puntata. Bene, noi abbiamo ancora a disposizione circa un paio di minuti, vediamo di capire qualche cosa. Eh, partendo come sempre da uh, Roberto Vellani, eh, oltre al Reni dell'Appennino Reggiano, che cosa farai nel 2017? Beh, stiamo cercando di mettere insieme il budget, che è la cosa più importante. Eh sì e poi dopo ci piacerebbe partecipare a questo campionato IRC con la, la PG208. Nell'obiettivo principale il prossimo anno sarà cercare di ripetermi in questa manifestazione, che è comunque è, per è stata troppo bella e poi comunque eh, tanta gente ha, ha reclamato rivincita io sono qui pronto, <ride> pronto per darla Giustamente Esco a raccogliere il guanto della tutte le mie forze. A raccogliere questo guanto della sfida. Eh, Andrea, tu cosa farai nel 2017? Nel 2017 stiamo raggruppando le forze per poter fare, speriamo, qualche gara del campionato italiano autostoriche eh, qualche gara locale che c'è sempre eh, e ciliegino sulla torta, la Pellino Reggiano Giustamente Adale, cosa gli domandiamo? Visto che <ride> che ah, cosa farai nel 2017? Lo, io lo credo sempre la Pellino Reggiano <ride> Tu sei sempre, sei sempre orientato lì sì. sì, Noi uh, viviamo per quello ed è giusto che sia così. Avete già ricominciato ovviamente a, fatto, a mettere le basi. Ho parlato per il prima 2017. Volta, con, con le date, sto decidendo le date, se va bene le date da proporre a Roma sono state riunione ieri, quindi... quindi eh, <ride> si si sa, fresco fresco. Fresco fresco. Molto bene. Bene Marco, anche questa sera abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, questa sera abbiamo parlato ancora una volta dell'Appennino Reggiano che è andato benissimo, che eh, eh, i nostri ospiti ci hanno raccontato un po' le, le loro avventure, i loro successi, i loro risultati eh, ricordiamo nuovamente gli ospiti Roberto Vellani che è stato il pilota vincitore della classifica assoluta Buonasera. con la, la 208 Peugeot, eh, con noi anche Andrea Tonelli che è stato il vincitore nella categoria vetture storiche e ovviamente Alan Carbonari eh, che è stato l'organizzatore che sarà l'organizzatore anche della prossima edizione. Marco, grazie ancora grazie a, a te per averci portato questi ospiti. Eh, Drive TV eh, vi aspetta la prossima settimana. Ciao a tutti, buona serata. Ciao, grazie. Ciao, grazie. ciao, ciao. ciao, ciao.